La differenza delle farine. Ciao, sono Andrea Di Giglio, chef pasticcere specializzato in cucina e in pasticceria di qualità e salutistica. Quali sono le differenze delle farine? Allora, le farine si dividono in 6 tipologie. Partiamo dalla farina più debole alle farine più forti. Le farine più deboli sono farine che riescono a idratarsi in maniera minore, quindi assorbono meno acqua. Viceversa, le farine più forti assorbono più acqua. Le farine deboli hanno poche proteine e quindi formano meno glutine e sono meno forti. Le farine di forza invece hanno molte più proteine e quindi sviluppano più glutine. Quindi la differenza delle farine sta proprio nella formazione del glutine, nella capacità di riuscire a sviluppare molto meno glutine una farina debole, molto più glutine una farina forte. Ad esempio, per un biscotto va bene una farina debole perché il biscotto si deve sbriciolare, si deve sfasciare in bocca. Per un panettone serve una farina molto forte perché deve tenere le lunghe lievitazioni. Ecco, questo è un altro parametro. Le farine deboli temono le lunghe lievitazioni o comunque non sono adatte, perché la farina debole tendenzialmente assorbe meno acqua ma lievita più in fretta perché è meno tenace. Quindi i batteri o i lieviti contenuti all'interno, se usiamo lievito di birra, se usiamo lievito madre, sviluppano molto più velocemente. La farina è più debole, ha meno forze, quindi sviluppa più velocemente e per un pronto all'uso, diciamo, si fa una pagnotta di pane, 2 ore lievitate e si inforna per un prodotto di questo tipo. Mentre invece una farina molto più forte si può fare un impasto che maturerà a temperatura ambiente o in frigorifero anche 10, 12, 14 ore. In base al prodotto che vogliamo fare, la farina lieviterà piano piano e nel momento della cottura svilupperà molto di più. Viceversa, una farina debole svilupperà molto di più a temperatura ambiente o in camera di lievitazione e molto meno in forno. Quindi per i casalinghi che vogliono cimentarsi in pasticceria, sicuramente una farina per fare un biscotto è una debole, che al supermercato potrete trovare come una 00 1000 usi o una 0 debole. Di solito la 0 si usa per fare il pane, un pane comune, un pane veloce, ma comunque è debole comunque, quindi si può usare per fare un biscotto. Poi dopo la farina debole troviamo una farina un po' più forte che per fare i bignei, cake, plum cake, è una farina leggermente più forte. Dopo ancora ci sono le farine rinforzate, che sono delle farine, ad esempio la manitoba, che io consiglio a tutti i casalinghi per fare impasti lievitati, brioche, cornetti, pizza, focacce, eccetera, che permette un buon compromesso tra una media e lunga lievitazione e un buono sviluppo e una buona estensibilità. È una farina rinforzata, è un 300W, quindi è sicuramente è una buona farina. Adesso ho visto fanno anche la farina 400W manitoba, che è una forte a tutti gli effetti. E dopo una farina manitoba si può trovare una 400W, comunque una farina per panettone, e indicata appunto panettone, pandoro, grandi lievitate, quindi lunghe lievitazione, grande sviluppo in forno. Quindi diciamo, per uso casalingo sicuramente una 1000 usi per fare biscotti, una manitoba per fare impasti lievitati. Questo è la base, diciamo. Poi ci sono tante sfumature, però molto spesso viene chiesto: Andrea, quindi che farina devo usare per fare biscotti? È una debole, ma l'importante, tecnicamente si potrebbe usare anche non proprio una debole, perché se noi lavoriamo ad esempio in un biscotto di frolla montata, lavoriamo il biscotto molto, molto poco, non sviluppa glutine, quindi si può lavorare bene. Il problema è che se lavoriamo molto in macchina forma glutine, il biscotto diventa tenace. Quindi questa è un attimino l'idea generale delle farine. Quindi per un uso domestico una debole per fare dei biscotti o dei cake così, e una forte per fare pizze, focacce, eccetera. Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace, iscriviti al mio canale, aggiungimi sulla mia pagina Facebook per essere sempre aggiornato e per poter comunicare con me. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!